Ed eccoci arrivati all'approfondimento, come dicevamo nei titoli, domani parte Tempo Rigabuna e ritorna il premio ormai famoso e molto atteso, quello che ci vede protagonisti da un bel po' di tempo, cioè il premio Saturno. Di che cosa ci occupiamo in questa edizione 2021? Ne parliamo con il presidente del gruppo editoriale di Italesud, Massimo Marino. Beh, siamo a San Vito Lo Capo. È un ritorno a San Vito Lo Capo per il premio Saturno. Siamo stati, mi pare, nel 2014 col premio, quando aprimmo il Couscous Fest. È l'unico posto, tranne Trapani, dove siamo ritornati. Ci fa molto piacere che l'amministrazione comunale ci abbia voluto fortemente in un'altra sinergia, questa volta insieme a Tempo Rigabuna, un'altra manifestazione storica che in qualche modo chiude la nostra estate, no? Si fa sempre ai primi di ottobre, generalmente dopo il Couscous Fest, e quindi è un piacere, un onore essere in un posto talmente significativo per il nostro territorio, per quello che l'ex Borgo Marinaro significa in Sicilia occidentale. La Trapani che produce, ovviamente per Trapani intendiamo il territorio di Trapani, quest'anno si focalizza sul mare, certamente, non è un caso che siamo collegati appunto alla manifestazione Tempo Rigabuna. Ci dai qualche anticipazione? Hai detto bene, avrà un filo conduttore legato al mare, del resto la location, nonché la manifestazione sinergica, i caponi, piuttosto che anche alcune sinergie istituzionali come quelle col Dipartimento Pesca, non potevano che avere questo filo conduttore. E quindi sia i cooking che i talk, piuttosto che anche i premiati avranno in linea di massima il filo conduttore del mare, tutto quello che significa come produttività, piuttosto che come tradizione, come culture enogastronomiche. Quindi, insomma, dalle 18 in poi ci sarà questo palinsesto dedicato, insomma, al nostro mare. Siamo arrivati alla 18ª edizione, ne è passata di acqua sotto i ponti, come si suol dire. Beh, quella di quest'anno certamente ormai da 2 annualità è caratterizzata dall'emergenza pandemica, Presidente, ma tutto, siamo riusciti comunque ad assicurare certamente la serenità per i tanti che vorranno essere presenti all'iniziativa e ad organizzare, insomma, tutto quello che andava organizzato. Ovviamente il premio Saturno si atterrà alle circolari pandemiche insieme di eventi, quindi insomma il Green Pass piuttosto che il contingentamento dei luoghi dove si svolgerà la manifestazione per gli spettacoli, stare seduti, ovviamente le sanificazioni, questo vabbè, ormai lo diamo tutti per scontato. Era chiaro che comunque saltare un altro anno, ma così come è stato per il Couscous Fest piuttosto che altri, non sembrava a noi appropriato. Abbiamo voluto ritornare a questa 18ª edizione, che sarà, appunto, hai detto bene, da domani sino a domenica, con un, credo, un programma ricco. Poi noi abbiamo un palinsesto che è, insomma, abbastanza standard perché è itinerante, quindi quando tu fai le premiazioni, le fai in giro per la provincia, è chiaro che anche gli spettacoli con i nostri Certo. amici Sassà Salvaggio, Ernesto Mariaponte, Sassà Venerdì e Ernesto Sabato, credo che siano comunque una festa di Telesud che ci piace ritornare. Beh, assaggiare il capone, la lampuga, ma nel frattempo c'è possibilità di assistere ai talk show appunto organizzati e gestiti da noi di Telesud. Ci si diverte con Ernesto Maria Ponte, Sassà Salvaggio e con gli altri spettacoli nell'ambito dell'iniziativa. Non possiamo che darvi appuntamento a San Vito Lo Capo. Beh, assolutamente vi aspettiamo, ovviamente poi tutto verrà ripreso integralmente, oltre a esserci la diretta Facebook per ogni appuntamento in questi 3 giorni, poi la settimana prossima riprenderemo e rimanderemo tutto integralmente, tutti gli appuntamenti in onda. Il palinsesto lo trovate in tutte le pagine ormai, ricco di cooking. Domenica poi chiudiamo con una sfilata di una giovane ma già affermata stilista trapanese, quindi assolutamente l'appuntamento a San Vito Lo Capo da domani, e ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno
voluto fortemente il nostro gruppo editoriale al loro fianco, dall'amministrazione comunale, appunto come ho detto, ma anche alla Feedback, piuttosto che gli amici delle associazioni di San Vito del Capone. Io poi è un pesce anche sottovalutato, vi invito a venire assolutamente per una 3 giorni che speriamo sia di festa e di spensieratezza. Grazie al presidente del gruppo editoriale di Telesud, Massimo Marino, e l'approfondimento finisce qua, ma non il nostro appuntamento con le notizie, ne abbiamo altre da raccontarvi.